CRF Project, episodio 2. Nello scorso video la moto è arrivata a questo punto. Abbiamo messo il motore, abbiamo messo lo scarico, i tubi dei radiatori, tutte le plastiche e quindi il grosso l'abbiamo fatto. In questo video invece curiamo più la parte estetica. Di modifiche, come potete vedere, ce ne sono e anche tante. Ma saranno oggetto del prossimo episodio. Adesso andiamo a vedere qua dietro cosa montiamo in questo video. Qui potete intravedere tante belle cosette, però facciamo spazio e andiamo a aprire prima sto pacco. Come potete vedere, anche qui pezzi Nergal ne abbiamo in abbondanza. Volevo ringraziare Nice CNC per avermi mandato tutti questi pezzettini. Vi lascio il loro link nella descrizione e anche un codice sconto in caso vogliate acquistare, perché non fa mai male. Beh, se si risparmia è meglio. E io ovviamente vi voglio bene e vi faccio risparmiare. Quindi usatelo. Direi di partire da questi pezzettini qua. Iniziamo col montaggio. Questi pezzi montati, adesso procedo a cambiare la leva del freno. La linea del freno montata, veramente top. Adesso cambiamo il tappo del freno dietro. Anche questo tappino l'abbiamo montato. Prima di procedere a montare tutto il resto, cambiamo il manubrio. E al paracolpi svitiamo i Razer. Manubrio messo su, adesso procedo a montare tutta la componentistica. Ok, ci siamo. Adesso procederò a montare la frizione, ma non monterò questo qui perché fa schifo, bensì questo, molto meglio. Adesso cambiamo la leva della frizione con questa qui. La tolta, via. Ecco la nuova leva. E anche questo pezzo l'abbiamo cambiato. Altro giorno, nuovi pezzi Nergal da montare, perciò io direi di procedere con questo qui. Tec. Prima stavo limando qua i parastelli e mi sono tagliato, vabbè, adesso vedrete per tutto il video questa fasciatura bellissima. Tec. Fortunatamente ho la Brembo e per sfortuna questo qui non monta, e quindi non lo montiamo e lasciamo questa nera. Direi che è arrivata l'ora di togliere questo sporco. Adesso direi di montare il tappino, questo decisamente meglio. Ta-da! Ah, dimenticavo il pippettino qua sopra. Ta-da! Via, e mettiamo quello rosso. E poi c'è la scritta CRF sopra, regolare che sui dettagli che fanno la differenza. E anche il secondo l'abbiamo messo. Adesso direi di procedere a cambiare i tappini, questi qui del motore dell'olio. Dove fuggi? Uno. Togliamo il secondo. Questo non lo metto perché non c'ho voglia di fare lo spurgo, lo farò in futuro. E adesso gli andiamo a mettere questo qui. Tac. E per ultimo montiamo queste molle. Non posso montare la sella originale, perciò ho comprato un coprisella che adesso andiamo a cambiare. Prima di tutto togliamo tutte le graffette, così possiamo togliere il vecchio coprisella. Coprisella tolto, adesso vado a comprare le graffette per questa, così monto il coprisella nuovo. Bagnato, ma missione compiuta. Graffette prese. Niente, alla fine non userò questa perché è troppo scomoda e mi sono fatto prestare questa qui pneumatica, molto più comoda. Adesso direi di procedere a montare dritta la sella, mettergli due punti, uno avanti e uno dietro, e poi iniziare a tirare e sparare. Gli ho messo qualche punto giusto per fissarla dritta e adesso procedo a tirare e fissarla tutta. Finito! Adesso procediamo a montarla. Devo un attimo aggiustare qui, però questo per adesso è il risultato. Sto coprisella ci sta da Dio. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, ma per me è straprovato.